Il mister questi 2 giorni ha avuto un po' di influenza, febbre, e quindi oggi è svenuto in panchina. Si è sentito male, è svenuto, però adesso è tutto a posto, ha preso conoscenza e sta bene. Ma è stato trasportato in ospedale o è con voi? No, Cioè, no, rientra, no, no, quindi no, no, no. rientra con voi a Pescara Rientra con noi a quindi. Pescara tranquillamente, sì. Quindi mi È sembra stato di capire solo un calo di un pressione. calo di pressione, sì. Okay. Ma lei mi parlava poco fa di febbre, di sintomi influenzali, calcolando che c'è stato anche un caso di Covid nel vostro gruppo squadra, se, una cosa riconducibile, se ci può fare anche un po' di chiarezza, un po' di quello che è successo. Ma non pensiamo che sia questo, pensiamo che comunque abbiamo avuto degli sbalzi di temperatura qui in ritiro. Siamo passati dai 20 gradi ai 7-8 gradi nel giro di poche ore nel corso degli allenamenti. Quindi penso sia stato un fatto così, perché ieri sera comunque abbiamo fatto un'altra serie di tamponi e siamo usciti tutti quanti negativi. Quindi escludo in questo momento qua questa situazione di Covid. Quindi il caso di positività vi è stato comunicato ieri sera, questa mattina, se ci può Ieri sera. anche ieri sera. È un giocatore, presumiamo, titolare da quello che abbiamo potuto vedere in campo. Un nostro calciatore, sì. Ci può fare, può dire qualcosa in più? Per privacy non possiamo dirlo, però penso che se uno fa uno più uno, penso che si riesce a capire chi sia. Lo Vabbè, sì, infatti è relativa questa cosa. Va bene, so. grazie. Posso fare, Grazie. ecco, entrando invece, giudicando, analizzando la partita, Antonio Borchetti, intanto buonasera. Buonasera. Allora, primi 30 minuti, Pescara molle, sotto ritmo, ha corso a vuoto. E poi volevo chiedere, è chiaro che forse sarebbe più opportuno, però per ovvi motivi non c'è Grassadoni, anzi, gli auguriamo le migliori fortune, ma sappiamo già che sta bene e questo ci fa molto piacere. Perché Odegaard esterno, che ci è sembrato un po' una forzatura, era una scelta conservativa per limitare la spinta magari di Paiaz. Io l'ho interpretata così. No, perché questa è una squadra che comunque attacca molto, molto in avanti e quindi c'erano 40-50 metri da sfruttare in contropiede, quindi non sfruttare in questo momento questa terra dove una squadra viene a prendere alta poteva essere un'arma in più per noi. Sia lui che Nordgard comunque attaccano bene la profondità, il mister ha pensato che questi 40 metri erano da sfruttare. Non siamo stati capaci di farlo, soprattutto nel primo tempo, siamo partiti malissimo. E questo ci dispiace perché potevamo fare molto meglio. Direttore, buon pomeriggio. Le Buon chiedo, pomeriggio. alla luce degli altri risultati della prestazione, questo punto vi soddisfa oppure sono 2 punti persi, forse non per la mole di gioco, quanto per un'opportunità per migliorare una classifica che resta evidentemente deficitaria? Per quanto riguarda la classifica sono 2 punti persi, però per quanto riguarda la partita penso che il risultato può essere giusto. Buonasera direttore, le chiedo se Buonasera. Lo Valerio De Carolis, Forza Pescara, so, lo so. nel momento migliore del Pescara è arrivato il pareggio, lo possiamo tranquillamente dire, però le chiedo per quale motivo poi passare ancora a difesa 3, cioè l'utilità di difenderlo questo pareggio, se lei ha condiviso la scelta o no. Valerio, ti spiego subito. Questo non ho parlato prima col mister perché sapevo di questa domanda. Lui mi ha detto che Buzzellata aveva chiesto il cambio e Maestro era stato già ammonito e quindi era molto stanco. Avevamo Odgar che aveva fatto un primo tempo quasi da terzino destro, quindi abbiamo cercato di mettere le 2 punte vicine per cercare comunque di sfruttare i famosi 40 metri da attaccare. Mettendo un difensore in più, è stata solo una questione di tenuta della squadra, non assolutamente per conservare i risultati. Quindi si poteva fare allora dall'inizio, no? Mi verrebbe da pensare, no? Cioè, se Odgaard è stato poi accentrato, perché secondo me il ruolo di Odgaard è quello di punta centrale o di seconda punta, allora si poteva fare da subito. No, perché loro avanzavano molto con i terzini, quindi noi dovevamo sfruttare Ah, a riuscire a quindi mi stai prendere. dando ragione, Antonio, per limitare le incursioni di Paiaz, cioè c'era anche una scelta conservativa in fase di non possesso, quello intendevo chiederti prima. Sì, perché Ah, si ecco. alzano molti terzini, lasciando i 2 difensori centrali completamente con un solo attaccante nostro, è normale che uno degli esterni è sempre libero. Dovevamo sfruttare questo meglio. Non ci è riuscito assolutamente perché loro. Oltre che una squadra di qualità, ma il nostro approccio alla partita è stato negativo. Direttore, buonasera. Ivan Buonasera. Bruciato, ben ritrovato.
No, sul gol del Pescara preso, Antonio, ti do del tuo con assolutamente, sì. Assolutamente. No, ti voglio chiedere anche perché tu sei stato difensore. Secondo me noi prendiamo sempre gli stessi gol, non so se condividi, lo stesso abbiamo fatto con l'Ascoli oggi, l'azione successiva quando ha perso palla a Fiorillo in mancato disimpegno, cioè che noi negli ultimi 20 metri difendiamo bassi, non andiamo più a, non ci prendiamo in avanti, ma cerchiamo solo di proteggere la porta. Oggi la stessa cosa, cioè la difesa non riesce a uscire su queste palle ai 20 metri perché siamo sempre molto bassi e non difendiamo in avanti. Dovevamo assolutamente accorciare sul portatore di palla, siamo abbassati, ma noi abbiamo preso gol sul nostro fallo laterale, non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto il fallo laterale di Bellanova, dovevamo fare uno schema, quello di far passare la palla all'interno per andare a fare il cambio di gioco, abbiamo perso palla e quindi c'è stato la squadra che era molto aperta, quindi è stato un nostro errore, soprattutto una nostra mancanza perché la palla c'eravamo noi. Quindi è normale che ti sia abbassato per cercare di recuperare palla e invece dovevamo andare a cocciare sul tiratore di palla. Perché poi con il tiratore. Aggiungo, Antonio, prendiamo sempre gol la difesa schierata, cioè anche con l'Ascoli, ricordo il gol allo scadere, cioè in sovrannumero, però sempre bassi e mai che difendiamo in avanti. Dobbiamo cercare di prendere assolutamente i riferimenti perché va bene difendere a zona, ma a volte i riferimenti vanno a presa a uomo, sicuramente sì, dobbiamo migliorare soprattutto in questo perché noi pecchiamo in questo. Tra l'altro è successa la stessa cosa nel primo calcio d'angolo, sullo 0-0. Sì, sono andato a duello e poi si è sfilato il loro difensore, però diciamo che sul primo contrasto siamo stati bravi a prendere palla, parliamo sempre di un giocatore di 1,95 m, non so. Quindi c'è anche la bravura loro. Direttore, questa squadra ha la forza per fare 3 vittorie consecutive in questo trittico di partite che è praticamente decisivo? Ce la deve fare, dobbiamo provarci, dobbiamo crederci, stiamo cercando di fare punti, quello di continuare ad avere un palleggio e un approccio alla partita diverso. In queste ultime 2 partite noi l'abbiamo fatto, oggi siamo partiti male, l'ho detto anche l'altra volta, se noi approcciamo bene le gare la nostra inerzia soprattutto in fase d'attacco è diversa, se noi approcciamo le partite in modo passivo è normale che poi la partita non viene buona. Direttore, sono ancora Luigi Mazzo, io le volevo fare una domanda su Seter, volevo sapere cosa è successo e poi una distorsione. Distorsione sul fallo che ha fatto Papetti. Anche lì va bene l'ammonizione, ma onestamente ci aspettavamo qualcosa in più perché è stato piedi pari sulla caviglia di Seter. E poi la seconda è una riflessione che poi è l'anticamera della domanda su Riccardi, oggetto misterioso finora, è stato anche molto sfortunato, parecchie volte infortunate, è entrato benissimo, con lui in campo il Pescara è sembrato anche, fatto anche un paio di interventi insomma in fase di non possesso molto molto importanti. Volevo chiedere se potrà essere un giocatore che in queste ultime partite potrà essere preso in considerazione, che ne so, anche da titolare. Sono d'accordo, Riccardo è un giocatore importante, un giocatore che ti fa superare numerica, c'ha velocità, c'ha il guizzo. La gestione di Riccardo è stata sbagliata assolutamente da noi, non è colpa del ragazzo. Poi è normale quando non giochi, per un ragazzo giovane è sempre molto triste, però la gestione di Riccardo non è assolutamente mancanza sua, ma è stata una mancanza nostra, perché non abbiamo quasi mai sfruttato per le caratteristiche che ha. Poi ha avuto pure alcuni infortuni che hanno rallentato comunque il suo inserimento in squadra. Non era questa non era la partita per Vokic, Antonio? Visto che ha fatto molto bene a Monza. Avevamo bisogno di più profondità in fase d'attacco. Non si è visto perché non abbiamo fatta. E questa è stata una nostra mancanza. Però normalmente la difesa del Brescia era sempre molto alta, è normale che avevamo i 40 metri di campo dietro e potevamo sfruttarli meglio. La tua espulsione, scusami, nasce da che cosa? Nasce la mia espulsione, mi sono arrabbiato perché quando il mister non si sentiva bene si poteva cercare di avere un pochettino di fair play in più da parte del Brescia, invece la palla poteva tranquillamente andare verso il portiere e ricominciare l'azione invece di incominciare a 10 metri dalla nostra porta. Era solo questo, un disappunto, ma
non sono stato maleducato, anzi è stata una protesta molto civile, e non male che poi il quarto uomo mi abbia espulso, ma non è stata assolutamente nessuna maleducazione verso gli arbitri. Ma lei se l'è presa con lei, cioè lei ha puntato il dito verso l'arbitro o aveva no, qualcosa da ridire? Mi sono alzato e quindi uno che sta in panchina aggiuntiva non si può alzare dal proprio posto.